Oggi abbiamo fatto la visita ai bacini di carenaggio con il presidente dell'autorità portuale. Abbiamo constatato uno stato di degrado totale sia delle strutture a terra sia degli impianti che serviranno poi a rimettere in funzione il bacino. Il presidente ha assicurato che vorrà accelerare in tutti i modi la rimessa in funzione del bacino e di questo ovviamente ne siamo contenti. La questione che invece ci preoccupa molto di più è quando abbiamo iniziato a fare domande su quale poteva essere la responsabilità e le responsabilità le inazioni che hanno portato a questo degrado. E qui abbiamo percepito in linea generale la volontà di non affrontare l'argomento, di non voler dare una risposta e di voler invece incentrare il dibattito su quello che sarà il futuro. Però capire chi è responsabile di questo danno economico alla città, un bene demaniale, è molto importante anche per eventuali azioni di rivalsa e di risarcimento per quello che è stato fatto. Senta Roncucci, lei è stato per 25 anni alla guida del bacino qua a Livorno, del bacino di carenaggio. Che sensazione le ha fatto oggi? In che stato è? Beh, per me che ho visto nascere questo bacino e per 25 anni l'ho visto lavorare, è stata una mattinata abbastanza scioccante, una visita scioccante. Il bacino è disastrato e necessiterà sicuramente di molto tempo e molti soldi per rimetterlo a posto. Questo però non deve spaventare, perché questo tipo di bacino è molto richiesto attualmente nel mercato mondiale delle riparazioni, specialmente per le navi da crociera. Quindi sarebbe un investimento senz'altro proficuo per la città e per il porto, per tutti.